Buonasera a tutti, Shabbat Shalom in anticipo. Riprendiamo la nostra lezione, cioè sarà sulla parasha della settimana, e ha come argomento il Migdal Babel, cioè la Torre di Babel. Prima di cominciare la lezione, come di consueto, facciamo una tefilà in cui chiediamo a Kadosh Baruch Hu di aiutarci a uscire da questa situazione difficile e chiediamo la guarigione di tutti i malati, tutte le persone che sono in difficoltà. Leggiamo i Salmi 20 e 121. Lam natzach mizmor le David, Yancha Adonai beyon tzara, Yesagev ha-Hashem Elo Yaakov, Yishlach ezrecha mikodesh, Umitzion yisadeka, Yizkor kol minchotecha, Ve'olatecha yedashne sela, Yiten lecha kilvavecha, Ve'chol atzatecha yemaleh, Neranena bishuatecha, U'shem Eloheinu migol, Yemaleh Adonai kol mishalotecha, Atta yadati, Ki yoshi Adonai yeshicho, Yaneh u'mishmer kodesho, Bigvot yesha yeminom, Ele berechev ve'ele basusim, אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. סלמו 121, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. בנה, בנה. Cominciamo questa lezione sul Migdal Babel. Allora, la parasha che leggiamo questo Shabbat, che abbiamo letto anche stamattina in realtà, è la parasha di Noah. Allora, come abbiamo detto lunedì, quando abbiamo fatto lezione, Noah è la parasha del diluvio, la parasha del diluvio universale, la parasha del Mabul, la parasha della più grande tragedia della storia dell'umanità. Il mondo che viene distrutto, si salva soltanto una famiglia, che è la famiglia di Noè. Ma in realtà in questa parasha c'è anche altro, ci sono varie altre cose, ma c'è anche un altro episodio, e anche quell'episodio si conclude in maniera drammatica. Qual è l'episodio? Beh, è un episodio che avviene dopo il diluvio. L'umanità successiva, l'umanità del dopo diluvio. Che cosa fa questa umanità? Beh, questa umanità si racconta questo, che c'è un gruppo di persone che vanno vagando, a un certo punto trovano un posto in una terra che si chiama Shinar, e questa terra in realtà è poi quella che sarà Babel, cioè la Babilonia. E decidono di costruire una città. È una torre che arrivi fino in cielo, una torre la cui cima arrivi fino in cielo. Dio scende a vedere, questa è quell'espressione che usa la Torah, scende a vedere quello che stanno combinando gli uomini e decide di distruggere la torre, ma non soltanto questo. Decide di mescolare le lingue, di far uscire l'umanità dalla lingua unica. Perché? Perché questo è quello che ci racconta il testo. Il testo ci racconta che l'umanità ha una sola lingua. Tutti parlano la stessa lingua. E Dio dice, beh, il fatto che tutti parlano la stessa lingua li ha portati a fare questa cosa sbagliata. Andiamo e mescoliamo le lingue, creiamo un miscuglio di lingue e questo non gli permetterà più di fare cose sbagliate, o perlomeno almeno questa cosa sbagliata. Questo è più o meno l'episodio.
molto sinteticamente, la tradisce di più, però molto sinteticamente questo è l'episodio. Anche questo episodio si conclude in maniera drammatica. Un'umanità unita, perché questo è quello che ci dice. Un'unità unita che aveva una stessa lingua improvvisamente diventa un'umanità separata, un'umanità divisa, un'umanità con tante lingue. Conclusione, quindi, insomma, è drammatica anche qui. Una conclusione di divisione partendo dall'unità. Noi no, normalmente abbiamo come ideale l'unità. Mentre qui si parte dall'unità e Dio decide di arrivare alla divisione. Quindi, insomma, vengono puniti anche qui pesantemente. La domanda è perché? Cosa c'è nel Migdal Babel di così grave? Perché questa cosa viene considerata così grave? Ora, tentiamo di capire una cosa, però. Prima di vedere in cosa è grave quello che fanno, vediamo di vedere che cosa invece è positivo, o perlomeno è affascinante, nell'idea che c'è alla base del Migdal Babel. Cosa c'è di affascinante? Ci sono varie cose affascinanti. Tanto per cominciare, l'idea di un'unica umanità, l'idea di un'umanità unita che vive insieme, che progetta insieme, che fa qualcosa insieme. Quest'idea è un'idea straordinariamente bella, insomma, un'idea a cui, insomma, è un po' un sogno dell'umanità da tempi immemorabili. Quel sogno era un sogno realizzato in quel momento lì. Non solo questo, è un'umanità unica che costruisce qualcosa insieme. Beh, chiunque sa che uno dei modi di unire un gruppo è quello di fare qualcosa insieme. Se io faccio qualcosa insieme a qualcuno, in genere riesco a creare un rapporto, anche fra persone che non si amano molto, diciamo così, anche fra persone che non si amano molto, se lavorano insieme a qualcosa, se lavorano insieme a un progetto, beh, il lavorare insieme al progetto crea unità. Quindi non solo c'è un'unità di partenza, ma c'è poi anche un tentativo di alimentare quest'unità. Quest'unità viene alimentata attraverso il lavoro comune. Dopodiché c'è la lingua unica. Beh, anche questo è un antico sogno dell'umanità, soprattutto un antico sogno ebraico. Qualcuno un giorno inventò una lingua che poi non fu mai parlata, che era l'esperanto, per tentare di dare una lingua unica all'umanità. Avere una lingua unica è molto importante, è fondamentale. L'idea di una lingua unica è fondamentale, non solo è fondamentale, non solo è fondamentale come sogno dell'umanità, ma in realtà è fondamentale anche come sogno della tradizione ebraica, sogno della Bibbia, sogno del Tanakh. C'è un profeta, che è il profeta Zefania, che parla dei tempi messianici, e parlando dei tempi messianici parla di un tempo in cui Dio darà all'umanità una Saffa Berura, una lingua chiara, Likrobe Shem Hashem, per invocare il nome di Dio. Quindi avere una lingua chiara, una lingua unica, una lingua che tutti capiscono, una lingua con cui si può comunicare e che possa servire poi a invocare il nome di Dio, beh, questo è un segno messianico. L'hanno quasi realizzato, quelli del Migdal Babel, hanno una lingua unica. E allora perché mescolare le lingue? Se è questo, questa è l'aspirazione, se addirittura è l'aspirazione profetica, perché mescolare le lingue? E poi c'è un'altra cosa. Qui si usa un termine, il termine Shem. Cos'è Shem? Shem è un nome, è il nome. Ora, il termine Shem, il nome, è un termine importante nella tradizione ebraica. Noi chiamiamo Dio Hashem, il nome. Perché il nome è importante? Beh, pensate una cosa, quando l'uomo viene creato, all'uomo normalmente noi diciamo che all'uomo viene dato subito il divieto di mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male. No, sapete qual è la prima cosa che all'uomo viene detto? All'uomo viene detto di dare i nomi agli animali.
Gli animali sono stati creati prima dell'uomo, poi gli animali non hanno un nome e all'uomo viene detto di dare un nome agli animali. Perché? Beh, perché dare un nome è qualcosa di importante. Attenzione, il nome non è semplicemente un'indicazione. Dare un nome significa capire, significa entrare in profondità nell'essenza delle cose. Dare un nome alle cose significa capire che cosa sono. Quindi dare un nome a un animale significa capire qual è l'essenza di quell'animale. Questo è quello che viene detto all'uomo. L'uomo ha l'intelligenza per capire qual è il compito di questo animale, qual è l'essenza di questo animale e quindi deve dare i nomi. E quindi per questo il profeta Zefania parla di Likro Beshem Hashem, di invocare il nome di Dio, il nome. Il nome è importante, non è soltanto un'invocazione, non è soltanto che si prega, non è soltanto questo. Invocare il nome di Dio significa riuscire a capire, riuscire a comprendere, riuscire a approfondire, riuscire a entrare nel nome di Dio. Cioè, un grande maestro hasidico che dice che tutto lo studio della Torah è uno studio sul nome di Dio. In realtà, quando studiamo Torah, noi stiamo studiando il nome. Quello che noi studiamo è il nome di Dio, lo dice il Shem Shmuel, Rabbi Shmuel Borenstein di Sofia. Un giorno vi spiegherò cosa vuol dire questo nome, Shem Shmuel, per oggi no. Bene, questa storia del nome, in realtà la troviamo anche nella storia del Migdal Babel. Anche nella storia del Migdal Babel c'è una questione legata al nome. Perché? Cosa dicono gli uomini del Migdal? Cosa dicono gli uomini della Torre? Quello che dicono è costruiamo una torre, costruiamo una città, costruiamo una torre, ve nase lanu shem, e facciamoci un nome. Quindi anche qui viene fuori la questione del nome. Quindi abbiamo una serie di elementi che sono addirittura elementi messianici, la lingua unica, l'unità dell'umanità, il nome. Beh, questo è uno degli elementi affascinanti di questa storia. C'è un Midrash che racconta che ai tempi del Migdal Babel era già adulto un grande personaggio che incontreremo la prossima settimana, che incontreremo nella parasha della prossima settimana, che è Avraham Avinu. Bene, gli uomini del Migdal propongono ad Avraham di partecipare a questa grande opera, di partecipare all'opera della costruzione della torre. Attenzione, quello che racconta il Midrash è che Avraham all'inizio è affascinato da quest'idea, è affascinato dall'idea di partecipare a questo progetto straordinario. Dopodiché si rende conto che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di profondo che non va ed è qui che noi dobbiamo tentare di capire qualcosa. Che cosa c'è che non va? Insomma, è un'idea affascinante, un'idea che unisce l'umanità, la lingua unica, eccetera, eccetera. Cosa c'è che non va? Beh, ciò che c'è che non va è il motivo per cui queste persone costruiscono una torre. Beh, ci sono varie interpretazioni sul perché costruiscono una torre. Il Talmud riporta una serie di interpretazioni. C'è chi dice che gli uomini costruiscono questa torre perché questa torre deve arrivare fino in cielo. Questa è la follia megalomane di questa persona. Deve arrivare fino in cielo. Perché deve arrivare fino in cielo? Per fare che? Perché deve arrivare fino in cielo? Beh, un'opinione riportata dal Midrash deve arrivare fino in cielo perché questi uomini vogliono andare fino in cielo e combattere contro Dio. Dio è in cielo, bene, gli uomini vogliono arrivare in cielo e combattere contro Dio. Quindi la prima interpretazione è che questa torre in realtà venga costruita per combattere Dio. Un'altra interpretazione è che semplicemente vogliono arrivare in cielo e stare lì,
Mettersi in cielo, sedersi là, vivere in cielo. Terza interpretazione è che vogliono arrivare fino in cielo e fare idolatria. In cielo, attenzione, arrivare in cielo e proprio lì fare idolatria. Un Hacham che Rabbi Natan dice, in realtà tutte le ispirazioni sono una, vogliono fare idolatria. Però attenzione, qui dobbiamo capire cosa si intenda per idolatria, che cos'è l'idolatria qui, di cosa stiamo parlando, che cos'è idolatria in questo caso. Io però voglio portarvi una quarta spiegazione del cosa vogliono fare col Migdal Babel, una spiegazione assolutamente sorprendente che troviamo nello Zohar. Secondo lo Zohar, vogliono costruire un Bet HaKnesset, vogliono costruire un tempio, una sinagoga, vogliono costruire un luogo di preghiera. Cosa c'è di più bello, cosa c'è di più straordinario, di più religioso, di più elevato? Però lo Zohar precisa una cosa, e qui credo che sia la chiave per interpretare il tutto. Vogliono costruire un Bet HaKnesset, però vogliono costruire un Bet HaKnesset non per il Bet HaKnesset, ma perché qualcuno possa dire che l'hanno costruito loro. Perché? Per farsi belli, perché per trasmettere, tramandare la loro importanza. Io ho costruito questo Bet HaKnesset, io sono la persona importante. Ora, va bene, ma cosa c'è di così sbagliato in una cosa del genere? Dopotutto costruisco un Bet HaKnesset, faccio una bella cosa, faccio una cosa buona. Ok, non lo costruirò forse con la motivazione migliore, non lo costruisco perché le persone possano andare a pregare, ma per farmi un nome, ok? Naaseh lanu shem, facciamoci un nome. Però, insomma, Charmin sono un po' più tolleranti di quello che crediamo. C'è un passo del Talmud, nel trattato di Tanit, che dice questo, che noi dovremmo fare le mitzvot, osservare la Torah, studiare la Torah lishma, per la Torah stessa, senza secondi fini, senza volerci far belli, senza pensare che qualcuno ci farà i complimenti per quello che facciamo, eccetera, eccetera. Però poi dicono, comunque, la persona studi Torah e fa Tzeret Mitzvot, anche se lo fa con un secondo fine, perché prima o poi arriverà a farlo per il fine giusto. Quindi, insomma, queste persone costruiscono un Bet HaKnesset, secondo l'interpretazione dello Zohar, costruiscono un Bet HaKnesset per farsi un nome. Non è bellissimo. Però, dopo tutto, hanno costruito un Bet HaKnesset e un giorno capiranno l'importanza del Bet HaKnesset, un giorno capiranno l'importanza di quello che hanno costruito al di là del nome. Mentre invece Dio questa cosa la prende malissimo e considera questa cosa una colpa talmente grave da doverla distruggere dalle radici, fare in modo che questa cosa non avvenga più. Distruggere, sradicare quest'idea. Bene, qual è il problema? Insomma, dov'è il problema? Beh, il problema in realtà è nella differenza che c'è fra la profezia di Zefania, che abbiamo citato prima, che dice che i tempi messianici saranno tempi in cui ci sarà una lingua chiara per invocare il nome di Dio. E invece quello che avviene qui, quello che avviene qui è facciamoci un nome. Il nome di Dio e facciamoci un nome. Oppure la differenza che c'è fra il facciamoci un nome e l'incarico che viene dato a Adamo Rishon di dare i nomi. Che significa dare i nomi, abbiamo detto? Dare i nomi vuol dire capire in profondità il senso, il significato della realtà in cui si vive. Tentare di approfondire e di capire il significato della realtà in cui si vive, quindi dare un nome a ogni cosa. Che vuol dire invece Naaseh lanu shem? In realtà a me non interessa la realtà in cui vivo. La realtà in cui vivo ha un unico scopo,
Lo scopo della realtà in cui vivo è glorificare me stesso. Io vivo in questa realtà, vivo questa realtà, ma in realtà io non voglio, a me non interessa la realtà in cui vivo, a me non interessa il mondo in cui vivo, a me non interessano gli animali che mi stanno intorno, a me non interessano le persone che ho intorno, a me interessa usare il mondo per farmi un nome. Usare il mondo perché qualcuno dica questo è stato un grande costruttore di torri, questo è stato un grande generale, questo è stato un grande re. Questo io quello che voglio, voglio perpetuare me stesso, perpetuare il mio nome, perpetuare la mia fama. Bene, è qui il problema, è qui il problema del Migdal Babel. Noi abbiamo detto che ci sono varie interpretazioni su cosa volessero fare. Volevano fare una guerra contro Dio, volevano andare in cielo e risiedere in cielo, volevano fare idolatria. Rabbi Natan dice è tutto idolatria. In realtà quello che vogliono fare è idolatria, però attenzione, tentiamo di capire che cos'è l'idolatria. Che cosa vuol dire essere idolatri? Attenzione, noi stiamo parlando di un'idolatria un po' strana, perché sono tutte persone che hanno un rapporto diretto con Dio. Come si fa a essere idolatri in questo modo? Beh, provo a spiegare che cos'è l'idolatria attraverso un midrash che tutti conoscete, però magari non conoscete la conclusione di questo midrash. Un Midrash che riguarda la parasha della prossima settimana, non quella di questa settimana. È un Midrash molto famoso, un Midrash che riguarda Avram da bambino, Avram da piccolo. Avram da piccolo, come sapete, secondo il Midrash, si occupa, vive col padre e il padre ha un business particolare. Il business particolare del padre è vendere statue, statue di divinità. Un giorno il padre lo lascia solo nel negozio. Avram, che è già arrivato all'idea monoteista, cosa fa? Prende un bastone e distrugge tutte le statue. Distrugge tutte le statue, meno una. E prende il bastone, la mette in mano a una di queste statue e lascia le cose così. Il padre ritorna e trova questo disastro. Dice che cosa hai combinato? Dice io, niente, assolutamente niente, non ho combinato assolutamente niente. È stato lui. Questa divinità si è arrabbiata con le altre e le ha distrutte tutte, ha il bastone in mano. E il padre gli dice: Ma mi prendi per scemo? Queste sono statue. Come fanno? Non hanno vita. Come fanno a distruggere le altre? E Avram dice al padre: Ma non senti quello che tu stesso dici? Tu dici che queste non hanno vita, non hanno niente. Come fai a dire che sono divinità? Come fai a dire di queste statue che sono divinità? Il padre non sa cosa rispondergli, lo porta dal re. Attenzione, il re non è un personaggio qualsiasi. Il re è Nimrod. Ora, Nimrod è il protagonista della storia del Migdal Babel, della storia della Torre di Babele. È il protagonista, è l'uomo che è a capo di tutta questa storia. Abbiamo detto che Avram è un contemporaneo della Torre di Babele. Lo porta da Nimrod. Di nuovo, stesso giochetto. Perché ha distrutto le statue? No, è stato lui a distruggere. Nimrod dice: Io non sono scemo, smetti di dire stupidaggini. E a questo punto Avram tenta con Nimrod un passo in più. Tenta di dirgli: Bene, tu stesso ti rendi conto che queste non sono divinità, sono statue e non sono divinità. E allora chi ha creato il mondo? Se questi non hanno creato il mondo, chi ha creato il mondo? E a questo punto Avram tenta di dimostrargli per esclusione che Dio ha creato il mondo. Dice, non può essere stato il sole a creare il mondo, non può essere stata la luna, non possono essere state le stelle, non può essere stato il mare, non può essere stato il vento, eccetera, eccetera. Dà per esclusione. A un certo punto Avram fa la domanda retorica, chi ha creato il mondo? E Nimrod gli risponde, io ho creato il mondo. Sono io che ho creato il mondo. Allora, questo Midrash, che è un Midrash, credo, straordinario, ci dice qualcosa di importante su che cos'è l'idolatria. In realtà l'idolatria non è il credere che il sole sia Dio, la luna sia Dio,
stelle siano Dio, il mare sia Dio. Non è credere in questo. In realtà l'idolatria è la divinizzazione dell'uomo, la divinizzazione dell'essere umano. È mettere l'uomo al centro e al di sopra dell'universo. Questa è l'idolatria. La differenza fra Dio e una divinità è questa, che Dio ti dice cosa devi fare, alla divinità lo dico io cosa deve fare. Sono io che decido cosa quella divinità deve fare. Questa è l'idolatria. L'idolatria è far diventare l'uomo Dio. Attenzione però, non crediate che l'idolatria sia così democratica. Non vuole dire che l'uomo, tutti gli uomini sono così importanti da essere delle divinità. No, in realtà è un uomo o alcuni uomini che diventano divinità. Sono alcuni uomini che diventano divinità. E cosa fanno questi uomini? Sottomettono gli altri, dominano sugli altri ed è quello che succede col Migdal Babel. Ci sono alcuni uomini che vogliono costruire questa torre per glorificare se stessi, gli altri sono sostanzialmente degli schiavi che devono servire gli uomini grandi, gli uomini importanti, gli uomini dei che vogliono glorificare se stessi. C'è un Midrash notevole che dice che fare costruire questa torre era difficilissimo. Difficilissimo, per esempio, portare su i mattoni, portare su i mattoni per costruire la torre. E quindi era un dramma ogni volta che un mattone sfuggiva di mano e cadeva un mattone. Quando cadeva un mattone dall'alto, c'erano scene isteriche di disperazione perché era caduto un mattone. Però se cadeva un uomo, succedeva anche questo, a nessuno importava niente. L'idolatria è questo, la divinizzazione dell'uomo importante, dell'uomo potente, dell'uomo grande, è la sottomissione degli altri uomini che diventano dei numeri, che diventano semplicemente carne da macello, che diventano servi che servono soltanto all'uomo grande per glorificare se stesso. Questa è l'idolatria. Ed è questa l'idolatria del Migdal Babel. Ed è questo quello che dice Rabbi Natan. Rabbi Natan dice: tutto è idolatria, tutto quello che fanno, qualunque sia la spiegazione che diamo sul perché vogliono costruire questa torre, in realtà la spiegazione unica è che vogliono costruire questa torre per fare di se stessi delle divinità. E a me non importa cosa costruiscono, anche se, come dice lo Zohar, vogliono costruire un Beta Knesset, ma se vogliono costruire un Beta Knesset, un tempio, una sinagoga, per fare di se stessi delle divinità, ma a me non importa nulla che costruiscono il tempio è uno strumento diventa strumento di idolatria, il tempio stesso può diventare strumento di idolatria, per questo credo che la spiegazione dello Zohar sia straordinaria, perché porta le cose all'estremo, dice non mi importa che cosa costruiscono. Quello che importa è il perché lo costruiscono, qual è l'obiettivo, qual è l'intenzione. E l'intenzione è detta in maniera molto chiara: Naaseh lanu Shem. Facciamoci un nome. Beh, facciamoci un nome, non solo è diverso da quello che dice Dio a Adamo Rishon, che è di dare i nomi. Qui non si tratta di capire in profondità il mondo in cui viviamo, no. Il mondo diventa uno strumento per farsi un nome. A me non interessa quello che c'è nel mondo. Il mondo è semplicemente uno strumento per farmi un nome. Ed è profondamente diverso da quello che dice il profeta Zefania. Perché gli uomini non devono avere una Saffa Berurah, devono avere una lingua chiara, Likro b'shem Hashem, per invocare il nome di Dio. L'obiettivo della lingua chiara è invocare il nome di Dio, è capire la divinità, è capire Kadosh Baruch Hu, è riuscire a capire il nome di Dio, a capire che cosa significa l'esistenza di Dio. Il Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, comincia il suo libro fondamentale, che è il Mishneh Torah, con queste parole: Yesoda Yesodot, Vamuda Chochmot, Lida, Sheyesham Matzui Rishon.
Fondamento dei fondamenti e colonna delle sapienze e sapere che c'è lì un essere primo. Questo è l'obiettivo dell'uomo. L'obiettivo fondamentale dell'uomo è sapere l'esistenza di Dio e conoscere l'esistenza di Dio. Che cosa vogliono invece? Vogliono dal Babel. L'esistenza di Dio non importa nulla, con Dio vogliono farci la guerra, ma vogliono che il mondo riconosca l'esistenza, la loro esistenza, che il mondo glorifichi, vogliono tramandare ai posteri la loro grandezza, la loro straordinarietà. Questa è l'idolatria. Questo è non casualmente è Nimrod, il Nimrod che dice ad Abramo: io ho creato il mondo, quello che costruisce il Migdal Babel. Bene, tutto questo deve essere spazzato via. Deve essere spazzato via perché se un'idea del genere, l'idea dell'uomo Dio, entra nell'umanità, questa idea è un'idea di una pericolosità estrema. È un'idea che può portare alle cose peggiori di questo mondo. Di uomini che si sono creduti Dio nella storia dell'umanità ce ne sono stati. C'è un film di Luchino Visconti in cui si parla della caduta del nazismo, e il film ha un titolo molto significativo che è La caduta degli dèi. Gli uomini che si sono considerati dèi ce ne sono stati tanti, e sono stati un disastro, sono stati una tragedia per l'umanità. Dio sa benissimo che gli uomini che si considerano dèi sono una tragedia per l'umanità. Questa idea va distrutta dall'inizio, va combattuta dall'inizio, va combattuta dalle radici. E per questo motivo bisogna combattere tutto questo. In che modo lo si combatte? Beh, lo si combatte distruggendo un bene prezioso, che è l'unità dell'umanità. L'unità dell'umanità che in quel momento c'era, però quell'unità, che è un bene prezioso, ma anche un'arma molto potente, è stata usata per fare del male. E a questo punto c'è un solo modo per combattere tutto questo, quello di distruggere quell'unità. In che modo? Mescolando le lingue, facendo in modo che non si capiscano. E questo li renderà meno potenti, renderà meno attuabile questo progetto folle, megalomane, di trasformare l'uomo in una divinità. E questo è quello che fa Kadosh Baruch Hu quando mescola le lingue. E quindi il Migdal Babel è un grande monito in realtà sul pericolo della superbia umana, sul pericolo dell'uomo che considera se stesso il centro dell'universo. C'è un passo del Talmud che dice che Dio non può vivere insieme al superbo. Che significa una cosa del genere? Dio può vivere insieme a chiunque. Anzi, Dio, noi diciamo che Dio è Erech HaPaim, è lento nell'ira, nonostante gli sbagli che l'uomo può fare, Dio è pronto a perdonare. Ma perché Dio non può vivere insieme al superbo? Un grande maestro contemporaneo, che Rav Eliyahu Dessler, dice: perché non c'è spazio, perché il superbo mette se stesso al centro e non lascia spazio a nessuno, neanche a Dio. Ecco, un mondo in cui non ci sia spazio per Dio, beh, è un mondo in cui non c'è spazio per nessuno. Se non c'è spazio per Dio, non c'è spazio neanche per gli uomini e non c'è spazio per nient'altro. Questo mondo è un mondo che può distruggere tutto. Questo mondo va cambiato. Per questo motivo, dal momento del Migdal Babel comincia un'altra storia, una storia di nazioni che sono divise, di lingue divise, però quelle lingue divise non potranno credere di essere divinità. Perché? Perché il fatto stesso che ci siano poi altre divinità fa in modo che non possono credere di essere. Il fatto stesso che ci siano anche gli altri fa in modo che è un po' difficile credere di essere l'unico e il centro dell'universo. Qualcuno ha creduto, però insomma è più difficile. E questa è la novità. E questa è la novità del Migdal Babel. Non entro in altre cose, Migdal Babel è una storia estremamente interessante. Vorrei soltanto fare un cenno, non lo affronto, un argomento che non affronto. Vorrei dire che col Migdal Babel, secondo alcuni commentatori moderni, comincia la tecnologia.
comincia l'uso della tecnologia. Viene inventato il mattone, per esempio, in quel momento per costruire la torre. Comincia l'uso della tecnologia e nella storia del Migdal Babel c'è un altro monito. La tecnologia, la tecnica è fondamentale, è importantissima, può fare il bene dell'umanità. Il problema è come usarla. Il problema è come viene usata. E quindi questo è l'altro monito. Noi abbiamo vari strumenti, alcuni strumenti sono molto potenti. Il problema è come si usano questi strumenti. Bene, Shabbat Shalom a tutti. Ci vediamo la prossima settimana. Che sia uno Shabbat tranquillo, di salute per tutti quanti. Shabbat Shalom a tutti.